Un anno fa mi ricordo la tragedia personale e sportiva, perché un anno fa era stata chiusa la squadra sportiva della squadra di basket, Santa Lucia, ed erano quei giorni dove io personalmente non capivo niente, che praticamente si erano chiusi i 25 anni della mia attività sportiva. E invece un anno dopo a che punto siamo? Sembra passato tanto tempo. Un anno dopo siamo oggi qui a prendere un premio su un bando che abbiamo vinto, perché poi da quella tragedia che non sapevamo neanche cosa fare siamo ripartiti con la squadra e siamo arrivati al quinto posto. Ci siamo trovati in palestra a settembre, quando abbiamo aperto, cinque ragazzi che avevano conosciuto il basket in carrozzina e dove ci chiedevano di potersi allenare. E per noi è stato un problema in più, ma è stato anche il motore, ci ha ricordato quando eravamo ragazzi che non potevamo fare sport, quindi abbiamo aperto anche loro alla palestra, abbiamo dato la possibilità di allenarsi, non logicamente di iscriverci. E poi, come lo sport nella vita, è capitato questo bando, quindi abbiamo fatto un progetto proprio per loro, in attesa di superare quell'anno di transizione, ed eccoci qua pronti per il prossimo campionato, dove cercheremo di inserire i ragazzi della giovanile. E tutti sanno il cuore che abbiamo, quindi il fatto che tante persone ci vengano dietro e ci aiutino e ci supportino, e comunque anche aver fatto questo bando e tra virgolette averlo vinto, anche se andiamo sulla piattaforma, dimostra quanto la nostra passione coinvolga anche le altre persone. Quindi preparatevi, cercate Santa Lucia Basket Junior e cominciate a donare, perché daremo la possibilità a questi ragazzi di fare un campionato o di Serie B o della giovanile.